Un giovanissimo Claudio Bacchis arriva a Milano con la divisa della polizia in un periodo molto particolare. Bisogna dire subito che sono gli anni di piombo in una Milano dove scorrazzava Renato Vallanzasca. E allora Claudio, ti ritrovi giovanissimo in questa città importante che è praticamente messa a ferro e a fuoco da un lato dai brigatisti, dall'altro dalla banda della Comasina. Sì, io arrivo a Milano nel 76, a febbraio del 77 ebbi modo di scoprire la durezza di questo lavoro, sì. Infatti accade che una domenica, il 6 di febbraio credo, una pattuglia della stradale intima all'alta un'autovettura al casello di Dalmine, questi reagiscono e ammazzano due colleghi. Due colleghi, rimane ucciso anche un bandito, Antonio Furiato. L'altro componente della banda era Renato Vallanzasca. Vallanzasca, praticamente ogni volta che lo fermavano, quasi sempre ci scappava il morto, che è successo anche in altre occasioni, sì. Quindi eravate tutti molto tesi, Sì, molto ma tesi spaventati. soprattutto giovani, giovani. Giovani, anche inesperti, scrivi nel tuo libro Vita da sbirro, che ha Certo. avuto Sì, un grande successo, eravamo, insomma. sì, hai detto bene, inesperti, sì. Mi Inesperti. ricordo questa signora bergamasca, mi si avvicinò e mi disse: ma perché non torni a casa? Ma Così. non vedo, ma se sei un bambino, perché non torni a casa? Caro Sardo, sei venuto Sì, dalla sì, sì, ma Sardegna. tornatene a casa, ma hai visto qua cosa vi fanno? Diciamo un episodio che, il primo episodio che ebbi a capire che era un mestiere difficile. Tu dici, questo mestiere, questo che ho scelto è un mestiere Sì, difficile, sì, sì. insomma. L'hai racchiuso in questo libro di successo, prefazione di Olivero Di Liberto, Una vita da sbirro, ti sei conquistato anche il titolo di Cavaliere del Lavoro. Claudio, tutti ti conosciamo come quello che insieme ai colleghi ha arrestato Mario Moretti. 4 aprile 1981. Giovane Bacchis, sempre in sella ad una Vespa, eravate in stazione centrale, hai sempre in mente questa. Allora, partiamo dal presupposto che nessuno era Mandracche o roba del genere, era una squadretta che si occupava del terrorismo. Sì, io dopo il reparto, diciamo, dopo il reparto cede, mi trasferirono, oddio, ci volevo andare alla Digos. E Alla alla Digos. Digos uno degli arresti importanti che facemmo era appunto Mario Moretti. Mario Moretti, vabbè, non ho bisogno Ricordiamo di che Mario Moretti, per presentazioni. tutti, Non ho ricordiamo che bisogno di Mario Moretti è presentazioni. stato il carceriere di Moro, il capo di quella banda, colui È che lui che ha lo diretto uccise, l'operazione addirittura Viafani, sì. Viafani, quindi Pare che sia stato anche lui l'esecutore l'esecutore materiale materiale, sì. dell'uccisione di Moro. Sì, Quindi, 9 e poi tra maggio. l'altro la Digos nasce in quegli anni sull'onda dell'emotività Sì, e sì, del. sì, sì. C'è stata la ristrutturazione di diversi apparati in quegli anni, sì. E io arrivai nel 78 a Milano, sì. A Milano, quindi Ah, nasce non a la Milano, a Digos, Digos, alla voglio Digos di dire, Milano, perdonami, alla Digos di Milano, sì. antiterrorismo. Quindi nasce la Digos, voi siete in stazione centrale, mi avevi raccontato che avevate un questore che diceva: attenzione perché dove c'è l'acqua ci sono i pesci, Sì, dove sì, c'è i sì. pesci c'è l'acqua, Sì, andiamo a tappeto in tutta la in città. quell'occasione devo dire sinceramente che ce lo servirono su un piatto d'argento. Come Noi andò? sapevamo che doveva passare lì, doveva transitare lì. E la fortuna ha voluto che, diciamo, la fortuna, vuol dire casualità, o anche un po' di fortuna, sì, Beh. fossimo noi lì, proprio Eravate. quella squadretta, diciamo, noi la chiamavamo la sporca dozzina, e lo catturammo, io ebbi una colluttazione con lui, Colluttazione. sì, L'avevi immobilizzato sì, c'eravamo, praticamente. sì, ma Sì. lui, poi eravamo convinti che fosse Consenzani, mentre non era Senzani, ma era un professore Ricordi i momenti, dunque voi di eravate letteratura. su una Vespa in due Sì, a Stazione Centrale, c'erano Milano, anche altri, anche altri colleghi. sì, c'erano tantissimi altri colleghi di Milano e della questura di Pavia, sì. Notate allontano, notate l'arrivo di Moretti. Sì, l'abbiamo riconosciuto che era, con molta probabilità era lui, ci voglio dire. Era armato, mi hai detto Sì, anche. tutti e due erano armati, tutti e due. Però tu sei riuscito a mobilizzare Moretti subito prima Io, che era pronto a. sì, no, no, ma no, lui aveva capito. Io ho toccato il corpo, visto che aveva l'arma,
gliel'ho sfilata, poi avevo anche un altro caricatore, ormai era per terra, erano tutti e due per terra, niente. Quando arrivate in questura, scrivi nel libro, sì. C'era il ministro. Il ministro Rognoni, che tra l'altro se ne è morto da poco. Sì, sì, sì. Sì. C'era il ministro Rognoni, col questore, in via Fatebene Fratelli. Tu gli passi davanti e col quasi avresti voluto, esatto, gridargli, abbiamo arrestato Moretti. No. Ma prima col Vespino io sono caduto, siamo caduti. Siete caduti, siamo tu e caduti, il collega. Sì, il collega. Sì, eravate molto emozionati. Sì. Il collega che mi, insomma, scherzava. E ti diceva Claudio... Minchia, appuntate, ci fanno appuntate. Siciliano, era un collega siciliano. Sì, simpaticissimo. Giovanni. E niente, siete caduti dall'emozione, poi vi siete rialzati. Rialzato, lui è finito a pronto soccorso, io in questura con Vespino. Col Vespino sgangherato. Tutto sgangherato, arrivi lì per dare la notizia, anche se era diffusa già la notizia. Si era diffusa la notizia, notizia su, in TV subito, sovrimpensione, se la... TV, sì. Questo è sicuramente uno degli episodi più significativi della tua carriera. Sì, poi chiaramente sono seguiti altri, sì. Mi raccontavi anche di quell'episodio di quando nel cuore della notte con una nebbia incredibile. Di Giorgio Soldati, quel ragazzo. Giorgio Soldati, sì, un altro militante di... Sì, che uccise un collega, Eleno Viscardi, alla stazione centrale, insieme a un altro, Fernando Della Corte. Furono catturati e lui parlò subito, disse andate a Macerata che abbiamo una base. E andavamo a Macerata, trovavamo sì, questo militante di prima linea che praticamente aveva appena smontato lo Sterling. Immagina se avesse avuto ancora l'arma pronta cosa sarebbe successo lì. Una strage. Probabilmente sarebbe successo l'imprevedibile, però è meglio così. Allora, voglio sottolineare che io non ho mai sparato un colpo. Tu sei un poliziotto sui generis, diciamo. Non ho mai sparato, manco in aria. Neanche in aria, cioè, sei un pacifista. Di questo ne vado fiero. Ne vai fiero. Sai cos'è? L'elemento sorpresa valeva per loro, ma era importante anche per noi, capito? Certo. Però è andata così, io sono contento. Ho visto molti colleghi ammazzati, che le macellerie le hanno aperte loro, non le abbiamo aperte noi, o perlomeno. Loro hanno aperto le macellerie quando hanno capito che tiravano brutta aria, perché dopo le stragi, hai capito? Dopo le stragi questi si sono guardati intorno, sì. Erano, all'inizio erano delle forme di protesta, la Pirelli, le grandi fabbriche che c'erano a Milano. Poi dopo è successo quello che è successo, non dobbiamo dimenticarlo. Le stragi di Piazza Fontana, 17, 18 morti, mi sembra, Piazza della Loggia, hai capito? C'era una tensione incredibile. A un certo punto questi sono guardati attorno e hanno detto, qua cosa facciamo? Qua andiamo, sono nate le famose Brigate Rosse, una storia italiana, come dice Moretti. Erano gli anni, mi dicevi, Sesto San Giovanni, la Falck, Magneti Marelli, sì, Pirelli, Siemens. Sono nate lì le Brigate Rosse. Moretti lavorava, mi sembra, alla Siemens, una fabbrica lì. Poi con Curcio, quando è venuto Curcio da Trento, con Maracagol, anche loro hanno avuto i loro morti. Ricordiamo che Maracagol è stato ucciso in un conflitto a fuoco. Mi ricordo l'anno, nel 1980, secondo me, l'anno più violento a Milano. Sì, hai dei ricordi particolari di quell'anno? Sì. Aprono le Brigate Rosse l'anno, a gennaio, ci uccidono tre colleghi in via Schiavano. Sì. Oh. Poi a febbraio un ragazzo di prima linea ucciso dai loro stessi compagni, sì, perché erano convinti che stesse delando. Ho capito. Quindi... Poi, sempre quell'anno, sempre in quel periodo breve, un pazzoide lì si entra in una fabbrica, una multinazionale americana, la Purina. Sai, la Purina si occupa di mangimi. Sì. Entra dentro, fa una strage. Tutti hanno convinto che fosse un brigatista, mentre invece era un folle. Sì, sì. C'erano anche questi episodi. Sì. Poi, subito dopo, a distanza di tempo, l'ingegnere dell'Ichimesa di Seveso,
un ingegnere ucciso mentre saluta la moglie, da prima linea. Sono fatti veramente... Sì, sì. Com'era la giornata, la tua giornata tipo? Giornata tipo era... 24 ore su 24? No, uscivi alle 8 e non sapevi quando rientravi, come sempre. Io ho 35 anni così. Così, insomma, senza orari. Senza orari. Poteva succedere di tutto, ecco. E poi voglio tornare al 1980. Nel 1980 poi sono stati, c'è la strage di Bologna, Ustica. Tanti misteri italiani che ancora oggi sono qualcuno ancora risolto, secondo me, però non sono io, non sono qui per giudicare, io voglio parlare della mia esperienza, se è possibile aggiungere un piccolo tassello di verità, sempre la verità comunque. E poi sempre nel 1980 sono loro che pagano un conto salato, due militanti, Walter Pezzoli e Roberto Serafini, mentre uscivano da un ristorante una sera, sono stati falciati dalle mitragliate dei carabinieri. Prima di Natale era. Prima di Natale, in concomitanza dell'anniversario di Piazza Fontana, credo. Subito dopo. Ma tu eri consapevole del fatto che comunque la tua vita era a rischio sempre, tutti i giorni? Beh, mi era capitato un episodio, a dire il vero, mi ero preoccupato fortemente. Mi ero preoccupato. Ma è strano, questo tipo che era passato mi aveva guardato insistentemente, ho detto, forse mi conosce. È capitato altre volte di incontrare persone con le quali avevo avuto a che fare, sai. Però io sono rimasto tranquillo, ho detto, strano, non viene davanti al commissariato dove dormivo io, alloggiavo io. Io avevo la vestita da portare in lavanderia, mi sono fermato alla fermata dell'auto, passa e mi guarda ancora. Io ero disarmato. E lì non l'avevi già detto, boh, se vuole qualcosa, questo qua. Mi dirà. È finita lì. Poi lui se n'è andato e ho detto, beh, ok, è finito. Però in quell'occasione ebbi la percezione, del fatto che comunque la tua vita era a rischio. Sì, andavano sotto casa anche. Ti aspettavano sotto casa. Torino, Milano, ne abbiamo avuti diversi episodi. Di colleghi che sono stati uccisi sotto maresciallo, casa. Un povero maresciallo della Digos di Torino, mi sembra, maresciallo Berardi. Ucciso la fermata dell'autobus, un altro agente di custodia. Il maresciallo Berardi aveva sta borsa 24 ore, i brigatisti erano convinti che avesse non so quante armi dentro. Sai cosa aveva dentro? Documenti, no. La mela per la colazione. Poverino. Una mela, Mario. Povero maresciallo. Una mela aveva. Altro che armi. Era il periodo. Periodo. Torino lo stesso, Torino, Lanza e Porceddu. Sei stato molto... Sì, era una guerra, era la guerra che avevano dichiarato loro. Era una guerra civile, sì. Sì. Non, senza esclusione di colpi. E poi c'è la parte anche della Milano da Bere. Della diciamo. Milano da Bere, perché ricordiamo quegli anni da Bere, il craxismo, tu tra l'altro hai fatto la scorta a molti politici, anche Craxi, al Cardinal Martini, Indro Montanelli, sì. Com'erano questi personaggi visti dalla tua... Montanelli, io, una persona molto affabile, molto... Alla mano. Sì, ci trattava come dei figli, no? Ci salutava, ci... affettuoso, una pacca sulla spalla. Anche lui pagò, no? Con essendo gabbizzato. Anche lui, sì. Sì. Eravate quando facevate la. Dopo la gabbizzazione, io lo scortai, facevo parte della scorta, diciamo. E quindi? Andavo sotto a casa, portavamo al giornale. Poi anche Leo Valiani, Lama, uno scortato. Lama, sì. Storico della CGL. Sì. Gran sì. signore, ricordo sì, il tratto sì, di Lama, sì, anche sì, nei vostri sì. confronti aveva sì, una, sì, sì. un Ma approccio. Quelli che ricordo in particolar modo erano con affetto proprio Montanelli. Montanelli sì. era sì. Una, con voi, sì, era una sì, persona... Un padre. Si comportava sì. come un padre. Sì. Insomma, un bel ricordo di Montanelli. Aveva un carattere spigoloso, però insomma. Non con noi, con chi lo meritava. Insomma. Con i suoi giornalisti era molto chi? Severo. Con cui dibatteva, sì. Cioè, hai vissuto 11 anni a Milano, Claudio. Sì, 11 anni. Come ti hanno segnato questi 11 anni? La tua vita, diciamo che sei stata fortemente influenzata da questi 11 anni milanesi. Sì, mi ha formato, mi sono anche formato. Eravate tutti giovani, giovani, anche poco addestrati, hai detto nel tuo libro, insomma. Sì. Per fare guerra. Tu pensa che io sono andato a fare un'esercitazione, a prepararmi veramente all'uso delle armi nell'85.
quando ormai avevi già vissuto... Dopo dieci anni di polizia, non potevi formarli prima questi poliziotti, no? Certo. Non lo so, l'episodio di Via Fani, se fossero stati preparati, io dico almeno uno dei brigatisti sarebbe rimasto per terra. Certo. Tu guarda, un'operazione, chi ha reagito? Nessuno. Perché non eravamo preparati. Erano tutti ragazzi non addestrati. È triste dirlo, ma è così. La verità è triste, di quegli ma è così anni. Tanti altri episodi. Io ho avuto altri due colleghi uccisi a Milano, sempre nell'81. Sì. Fermano questa macchina via Vallazze, la fermano male, Mario. Capito? Tu fermi la macchina e ti metti davanti. Ad Abbasanza ti avrebbero tirato le orecchie. Nella scuola di Abbasanza, che tu hai frequentato. Sì. Questi sono scesi e li hanno uccisi. Due, il terzo collega non è inseguito. Figuriamoci, quindi proprio... Sì, questa volta però non erano brigatisti. Non erano, chi era? Nuclei Armati Rivoluzionari, di destra. Poi facevate i conti anche con tutte queste realtà. Fermare una macchina in quegli anni era significava anche rischiare di essere ucciso. Sì. Anche in via Vallazze lo stesso, è successo questo. Eravamo preparati, capito? Sì, adesso li formano. Adesso fortunatamente. È un'altra cosa, certo. La scuola di Abbasanza resta sempre. Fortunatamente non c'è neanche più quel fenomeno. Certo. Però Abbasanza. Bella scuola, tu l'hai fatta lei. Sì. Si parlava da tempo che volessero chiuderla, mi auguro di no perché. Sarebbe davvero un... No, ma a parte poi la scuola, porta anche un minimo di ricchezza, certo, sai? Certo, di sviluppo per i territori. Sviluppo, non ricchezza, sviluppo. Sviluppo, minimo di posti di lavoro, di benessere. Importante. Sì. Le notti milanesi, piene di nebbia, di attese, di ore che non finivano mai. E giravate in macchina, avevate anche tanta paura, non era uno scherzo. Sì, periodo... Ho fatto quasi un anno io, periodo facevo le scorte. Iniziavamo alle 7 di sera e si finiva alle 7 del mattino, 12 ore. Ininterrottamente? 12 ore, ininterrottamente a girare per la città. Era praticamente la sentinella, però sotto l'aspetto politico. Noi non ci occupavamo di delinquenza comune. Era la sentinella che girava per la città e andava, facevano gli attentati, si andava là, si vedeva vedere cosa era successo. Insomma, le prime informazioni le portava quella macchina lì che era composta da tre agenti. Era importante il lavoro di intelligence anche allora, no? Poi dopo quando sono andato... si lavorava in tele, c'erano delle squadrette, diciamo. Informazioni, a parte avevate... quelle che arrivavano dal ministero, ma molte riuscivamo ad averle anche noi, sì. È stata una bella esperienza. Anche dal punto di vista umano, con i colleghi. Sì, io mi sento ancora, abbiamo ancora una chat con i colleghi. Con i colleghi di allora. Di quel periodo, sì. Siete tutti più o meno in pensione, sì, insomma. Quasi tutti, sì, qualcuno non c'è più. Poi c'è l'aspetto anche mi sono anche divertito. Ti sei anche divertito, sì. Tu che sei un appassionato di musica a Milano, sì. Ho avuto modo di seguire dei concerti memorabili. Sì, ho visto Bob Marley, 100.000 persone, David Bowie, ho visto Bob Dylan, mi piaceva quella musica. Io stadio e musica. Infatti sì. Poi hai fatto anche un libro dedicato a Diari di Curva, un libro dedicato alla tua passione, poi anche al tuo impegno. La seconda esperienza che ho fatto qua a Cagliari. Rientri a Cagliari, sì. E ti dedichi, sì. Oltre che alle scorte dei politici, ti ricordo, sì. Con tanti leader regionali, mm-hmm. E non solo, ma anche alla fronte... La famosa squadra tifoseria. Com'erano questi tifosi? Erano scalmanati. I tifosi sono uguali, tutti, si somigliano tutti. Tutti, in tutta Italia, tutti, vero? Sì, sì. È una sorta di valvola di sfogo. La domenica si dà più sfogo. Ricordavi un personaggio? Anche lì è un'esperienza molto, molto valida, buona, sì, sotto l'aspetto professionale, sì. Avere a che fare con questo fenomeno qua ci vuole pazienza, devi dedicare anche lì tanto tempo.
sai, monitorare i tifosi, e, no, non accompagnarli proprio no, però insomma seguirli le trasferte, con discrezione, gli scontri. Mi ricordavi un episodio di tifosi che arrivarono dalla Brianza. Da Bergamaschi, sì, sì, tifosi di Bergamaschi, sì, degli Armadi, degli Omoni. Sì, si arriva appena scesi dalla nave alle 6:30 del mattino, c'erano 10 centimetri di neve, vediamo questi vichinghi scendere dalla nave a petto nudo, sì, tutti. E te, questi da dove arrivano? Erano i tifosi dell'Atalanta. Dovevate stare lì a seguirli con tatto, anche per non notare la loro suscettibilità. Cioè sì, perché poi sai, questi quando fanno questi viaggi, diciamo, tortuosi, insomma, fanno quel che fanno, bevono. Certo, sono anche... Quando va bene bevono, quindi è facile che si infiammi un po' il clima. Sì, ci vuole poco. Molto tatto, quindi sì, voi avete molto tatto ad approcciare... Sì. E anche lì dobbiamo contare dei morti, anche lì, raciti, sì. Perché era l'ultimo, molti, anche tra loro stessi. Anche tra i tre tifosi, sì, stessi, sì. Tifoseria. Partire da quel tifoso della Lazio, che era morto. Che era morto, sì. C'era uno slogan pesante, non mi ricordo il cognome di quel tifoso, un razzo partito dalla curva opposta, sì. Gli si conficcò in un occhio, poveretto. Insomma, diversi allo stadio, a San Siro lo stesso, due ragazze mi sa che lasciano la vita. Molti episodi. Sì, e la violenza genera violenza, sì. Dalla violenza non nasce nulla, sì. Di buono. Claudio, tu ti stai dedicando adesso, sei, come si dice, in pensione da qualche, sì. tempo, ti stai dedicando molto comunque anche al volontariato. Sì, faccio del volontariato che... in questa associazione che si chiama SPAO da diversi anni, considero che poi c'è stata l'interruzione. Beh, e mi gratifica, diciamo. Io ho avuto anche tanto... Fare un bilancio della tua professione, sì, della tua, sì. vita? Sì, soddisfatto? Sì, sì. Ho dato, però ho anche avuto, e sono soddisfazioni queste, no? Già i libri, per quanto diciamo letteralmente non è che sia però è interessante, l'ho letto con grande interesse, si fa mi ha fatto leggere piacere. Tutto poi pianto. L'ultima soddisfazione che ho avuto è, guarda, già solo il fatto che sia stato Mattarella a darmi l'onorificenza. L'onorificenza, no? Cavaliere della Repubblica. Della Repubblica. Sì, sono, questo mi ha ancora di più gratificato. Sì, sicuramente, sì. La tua... Ma poi perché, non lo so, perché è stato lui, perché è una persona che ammiro moltissimo. Lo stimi il Presidente Mattarella. Sì, 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 lo stimo molto. Il suo approccio. Claudio, per finire, tu hai detto fuorilegge o poliziotti, siamo sempre comunque uomini, e questo l'hai sempre ribadito. Io rispetto. Chi sta dalla parte della barricata va comunque, anche se è dalla parte sbagliata, va rispettato comunque. L'uomo è sempre l'uomo e va comunque rispettato. Il rispetto lo devi pretendere, però allo stesso tempo dare. Non sono io a giudicare una persona dopo che ha commesso un reato, non spetta a me spettava il compito di assicurarlo, poi non dovevo processarlo io, basta, non serve altro, hai capito? Certi episodi non si devono verificare, certi episodi che sono accaduti, parlo dei ragazzi, di Aldrovandi, di Cucchi, uno non può morire nel posto più sicuro, Mario. Della terra, cioè. Sì. Tu muori in questura, Uvalo, Giuseppe Uvalo stesso, sono nelle caserme, non va bene. Per fortuna le cose stanno, diciamo, migliorando, perché questi episodi qua ci portano solo del male, portano solo del male alle forze dell'ordine. Grazie Claudio per questa chiacchierata. Grazie a te, Mario. Grazie.